ci saranno ovviamente tante voci, tante persone che avranno una prospettiva da dare sui disturbi alimentari. Soprattutto abbiamo voluto vedere quali sono i nuovi sviluppi e le nuove risorse nel campo dei disturbi alimentari, tenendo presente anche quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno, come ovviamente come pandemia. In questa tavola rotonda vogliamo vedere un po' lo stato dell'arte, anche della ricerca e della nostra esperienza clinica, ma soprattutto di tutta una rete di persone, di professionisti, di associazioni che stanno cercando sempre di più di lavorare insieme, di avere un linguaggio comune. E quindi abbiamo voluto raccogliere un po' tutte queste prospettive in questa tavola rotonda. Abbiamo una moderatrice di eccezione che è Margherita De Bac, che è una giornalista del Corriere della Sera, che da molti anni si occupa di temi come la sanità, la salute, la bioetica e la scienza, e anche scrittrice, si è occupata anche del tema dei disturbi alimentari, prendendo anche, ha scritto un libro dal titolo Per fortuna c'erano i pinoli, che prende spunto da una storia vera sulla difficoltà con il cibo. E stiamo cercando appunto tutti quanti un linguaggio comune e anche di sottolineare il ruolo dell'MDR nel trattamento di tutte di queste difficoltà, di questi disturbi. Ma comincerai proprio da Ambra, perché insomma, scrivere un libro sulla propria esperienza, Ambra, io non l'ho letto il tuo, però non è facile, non deve essere facile. Io vedo che è facile scrivere di altri, raccontare la storia di altri. Io l'ho fatto con il libro di questa ragazza, per fortuna c'erano i pinoli, l'ho fatto con i malati che soffrono di malattie rare, però quando io devo parlare di me stessa è difficilissimo. Tu hai trovato delle difficoltà ad aprirti e che soprattutto che cosa volevi dire? Mi sembrava una storia giusta da raccontare, cioè il dolore non può sempre essere fine a se stesso, cioè lo puoi far diventare qualcosa di meglio. Io un po' grazie al mio lavoro, un po' grazie al mio carattere, cerco sempre di trasformarlo in qualcosa di fisico, una canzone, un libro, un'interpretazione al cinema, cioè mi piace pensare che non sia stato solo dolore, ecco, e questo libro per me rappresenta molta vita, perché me ne sta tornando indietro veramente, veramente tanta. Quando ho cominciato a riconoscerla, a darle un nome e a spostarla da me, ho camminato fianco a fianco con lei per un bel po', però poi sono riuscita a farle cambiare strada, che credo sia il momento più difficile quando ti dici sono bulimica, sono anoressica, ma quello è già il momento in cui, secondo me, la malattia l'hai tirata fuori da te e farete ancora un pezzo di strada insieme, ma sarà diverso, insomma, nel momento in cui non lo sai, lei ti gestisce totalmente. Lì è molto, molto, molto più complicato e difficile trovare una via d'uscita. L'unica cosa che evitavo erano i rapporti, cioè i sentimenti, quello mi feriva molto e mi faceva molta paura. E poi naturalmente, cominciando a togliermi tutte queste ossessioni di dosso, è rimasto solo il vuoto, quello più vero, cioè quello che sentivo più di tutto e di tutti. E io ero un oceano e mi costringevano a stare nelle bottigliette. Queste bottigliette erano sparse un po' ovunque, nel lavoro, nelle relazioni, finché non ho accettato il fatto di essere così tanto, non sono riuscita a trovare né un centro né tantomeno un equilibrio. Poi nel mio caso, ma ripeto, è soltanto il mio caso, lo dico anche quando facciamo gli incontri con le scuole, è arrivata Yolanda, cioè mia figlia da dentro ha riarredato il disastro che ha trovato, la baraccopoli, e ha fatto di questa pancia un albergo extra lusso. E ai tuoi genitori hai mai attribuito responsabilità?
No, come il finale del mio libro, penso che insomma l'assassino deve essere stata io, insomma, come un giallo, no? Quando arrivi alla fine ti accorgi che comunque ci hanno provato tutti, poi però per fortuna o per sfortuna ce la fai da solo, cioè l'ultimo pezzo di strada lo devi fare tu, nessuno può aiutarti né convincerti. I miei genitori sono stati i miei genitori, con le loro difficoltà, i loro problemi, che quando nasci con quella portata lì di sentimento è dura, cioè sono ancora una persona a indirizzo bulimico, non penso di essermi tolta questo istinto, questo modo di essere, questo, non so, insomma, questo disegno genetico c'è ancora. Un po' credo che c'entri anche quello. Ho solo tolto la parte, diciamo, disastrosa di questo essere bulimica, cioè la parte attiva della malattia. Una malattia che deve essere riconosciuta dai LEA e quindi dai livelli di assistenza essenziali, e questo è il primo focus sul quale noi, ma soprattutto a livello nazionale, si devono impegnare. Senza di questo tutto sarà sempre molto difficile. E secondariamente è il avere delle strutture dedicate. Noi qui ne abbiamo, non sono sufficienti. Con questa legge noi abbiamo inserito anche ulteriori risorse economiche proprio per andare a creare più posti letto, perché purtroppo questa pandemia che ha accentuato in modo importante anche questi disturbi, si parla di pazienti che vengono presi in carico un più 30% rispetto all'anno precedente, e quindi a noi mancano i posti proprio per accogliere e per poter curare tutte queste persone che ne hanno bisogno. E poi la formazione. Noi abbiamo inserito un articolo apposito dove parliamo di formazione, partendo proprio dalla base, dalle nostre sentinelle sul territorio, che sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, perché nel momento in cui una madre o la ragazza stessa riesce ad avere la consapevolezza di soffrire di disturbi alimentari, a volte in prima battuta si confrontano con il medico di base, e se lui è il primo a non capire quali sono i campanelli d'allarme per capire che questa ragazza soffre di disturbi alimentari, e allora è un sistema che non sta in piedi sulle proprie gambe. Tutto questo ci porta a quello che è la prevenzione, la vera e propria prevenzione, che poi passa alla presa in carico, al prendersi cura del paziente. Abbiamo stimato nell'ultimo anno un più 30% dei pazienti con disturbi alimentari proprio per quanto riguarda gli interventi. Basti pensare che solo in Regione Lombardia l'ultimo anno noi abbiamo preso in carico qualcosa come 4.000 adulti e poco più della metà di minori, perché purtroppo noi ci rendiamo conto che l'esordio dei disturbi alimentari arriva in età sempre più bassa. Noi ricoveriamo ragazzini di 12-13 anni che hanno già dei problemi di disturbi alimentari importanti, e quindi non si parla più di un'età 16-17-18 anni, ma addirittura di 12 anni, e questo ci fa capire che anche il contesto sociale che stiamo purtroppo consegnando ai nostri ragazzi non è quello giusto. Innanzitutto, i disturbi alimentari, come sono cambiati? Come sono cambiati a prescindere dal Covid e durante il Covid a livello numerico? E poi gli adulti, i cosiddetti adulti che ne hanno sofferto, che ancora ne soffrono oppure ne sono usciti, sono diversi dai ragazzini di oggi, dalle ragazzine? Allora, buongiorno innanzitutto, ma non è che, che sia cambiata la psicopatologia nell'ultimo anno, nel senso che la sofferenza e il dolore che porta a questo tipo di declinazione della psicopatologia è uguale nel corso degli anni, nel senso che è uno dei modi in cui si manifesta il disagio adolescenziale, possiamo dirlo così. E quello che è successo negli ultimi mesi, secondo me, può essere affrontato con due assi di lettura. Il primo sono i trigger, la difficoltà, quella difficoltà esistenziale, di isolamento, di mancanza di libertà, di perdita completa del controllo,
che, come è emerso anche questa mattina, è uno di quei costrutti che sono molto preziosi per ciascuno di noi, ma in maniera particolare per chi soffre di questo tipo di difficoltà. Per cui le ragazze si sono trovate, o ragazzine anche come citava lei prima, si sono trovate in grandissima difficoltà, chiuse in casa, con i genitori, a volte vicino, a volte no, e per cui c'è stato un aumento dell'incidenza dei casi. E questo noi l'abbiamo visto in questo anno in varie fasi proprio, a caldo, diciamo così, nel primo lockdown da marzo dell'anno scorso, e poi si è poi intensificato paradossalmente con le prime possibilità di libertà del mese di maggio, per cui a maggio si poteva uscire e tanti ragazzi si sono chiusi in casa perché non riuscivano più a uscire, oppure quello è stato il momento a 2 mesi dall'inizio in cui ci si è resi conto che il dimagramento era stato importante. È stato proprio un'intensificazione delle difficoltà e della psicopatologia da una parte. Dall'altra, che cosa è successo? Che le istituzioni sono state gravemente in difficoltà per motivi insomma, che abbiamo vissuti tutti, e soprattutto per le ragazze con delle patologie gravi, si è sì passate all'online, si è sì cercato di rimanere attivo. La salute mentale ha lavorato tantissimo. Noi, come operatori della salute mentale, penso che non abbiamo mai lavorato così tanto come nell'ultimo anno, però non abbiamo avuto la possibilità, per esempio, io lavoro in un servizio ospedaliero, di fare più ricoveri in medicina. Per esempio, nel nostro ospedale in un anno abbiamo fatto solo un ricovero in medicina, perché la medicina è sempre stata una medicina sporca, Covid positivo, tranne per un breve periodo. Questo ovviamente ha fatto sì che, per cercare di fare in modo che le ragazze non venissero ricoverate, il lavoro in ambulatorio e sul servizio ambulatorio è dovuto aumentare molto. Io, insieme con la nostra ospite Isabel Fernandez e da solo, sono decenni che vado alla ricerca di quello che lei ha chiamato un linguaggio comune. Nel senso che, al di fuori delle specifiche mediche e cliniche, il vero problema dei disturbi alimentari e del comportamento alimentare in Italia ha a che fare con la sua classificazione, ma soprattutto con la sua percezione da parte del grande pubblico. Se noi parliamo oggi tra noi, come stiamo facendo, di disturbi del comportamento alimentare, sappiamo di che cosa stiamo parlando, ma io vi assicuro che il grande pubblico è ancora convinto che si tratti di qualcosa che ha a che fare o che riguarda i dietologi. Non è assolutamente chiaro che si tratta di una grave forma di disturbo psichiatrico, o, quando non è grave, di disturbo psicologico, cognitivo e comportamentale. Quindi dobbiamo, secondo me, nella ricerca di un linguaggio comune, considerando che di queste cose si parla ciclicamente in continuazione nei grandi contenitori di informazione e intrattenimento di tutte le televisioni, riuscire a trovare un termine unico che tutti usiamo e che tutti alla fine riescono a imporre all'attenzione e alla comprensione comune. Vi assicuro che in una televisione, perché sapete che purtroppo in Italia la televisione è quasi monopolistica nella formazione e nell'informazione del pubblico di massa, diciamo che la televisione oggi annega il problema dei cosiddetti disturbi alimentari tra decine di trasmissioni gastronomiche in forma di gara piuttosto che di altro genere, e altrettante situazioni pseudo-informative sulla necessità di dimagrire. Noi siamo stritolati quando raccontiamo la singola storia piuttosto che il problema generale del disturbo del comportamento alimentare tra spesso e volentieri un programma di cucina appena finito e un'altrettanta difficile storia di necessità di dimagrire. Il Covid, che cosa ha comportato per le persone che si appoggiano alla vostra unità? Il Covid è stato un problema globale, no?
Nella nostra realtà abbiamo visto un effetto che poi si è riscontrato un pochino a livello nazionale, un aumento esasperato dei casi, siamo in linea un po' con i dati nazionali, un 30% di situazioni in più e di situazioni molto gravi che hanno richiesto l'ospedalizzazione, spesso di ragazzi molto molto giovani che hanno subito un po' l'effetto diretto e indiretto, se vogliamo, del Covid, no? L'isolamento, un po' lo stress del cambiamento della quotidianità, un pochino l'aumento del tipo di immagini che sono arrivate e che si sono focalizzate su quelli che sono i punti critici, il cambio un po' dello stile alimentare, il non poter fare delle attività fisiche, soprattutto i giovani, soprattutto gli adolescenti, ti riportano una sofferenza elevatissima, una sofferenza importante, e credo che sia tra le categorie che ha sofferto di più. C'è stata un po' la didattica che si è modificata, ma anche proprio le abitudini, le attività che per loro sono motivo di vita, no? La socializzazione, le attività piacevoli. E via di seguito. Abbiamo visto anche l'esplodere di casi giovanissimi, 9, 10, 12 anni, che hanno richiesto un'attività clinica e di presa in carico molto intensa in collaborazione con i reparti ospedalieri, perché spesso hanno necessitato di ricovero, soprattutto nelle pediatrie, e una importante presa in carico delle famiglie. Il lavoro sui familiari per noi è un lavoro importante. Anche nel nostro centro è nata una associazione partita proprio dai familiari seguiti da noi, la Crisalide Lilla, che ha e sta continuando a sostenere tutte le attività che noi facciamo, quindi vedo proprio nell'integrazione del lavoro anche il lavoro che viene fatto magistralmente dai familiari, che se debitamente accompagnati, istruiti e formati sono, e trovo che siano una grande risorsa. Come è stato detto anche dai colleghi prima, nelle strutture ospedaliere in particolar modo è necessaria una formazione, cioè non tutti riescono a fare un lavoro così integrante come potrebbe essere quello compiuto dall'MDR. Però sicuramente questa mattina è già stato detto quanto nel fattore precipitante che lo stress del lockdown ha portato in questo periodo, in primis non trascurerei anche la paura del contagio, perché comunque la paura del contagio ha alzato moltissimo il livello dell'ansia, che già di per sé è elevato in questi soggetti. Quindi lo stare a casa, l'isolamento, che se per qualche paziente può essere stato utile, perché ha contribuito a nascondere una parte del corpo tanto temuta per alcuni, per altri invece è diventato uno dei motivi di disagio. Quindi con l'aumento della noia, l'aumento della frustrazione. Tutto questo, come dicevamo prima, fattori precipitanti, però alla base del fattore precipitante noi abbiamo dei fattori predisponenti, cioè fattori predisponenti che possono partire da una base di disregolazione emotiva, da una difficoltà del controllo, un eccesso di controllo, una bassissima autostima. Sono tutti aspetti che fanno parte della struttura del sé, della costruzione del sé, che è necessario, su cui è necessario intervenire, perché sono apprendimenti esperienziali che la persona, e qui ritorniamo un pochino con quel concetto di piccolo e grande T, che la persona ha vissuto durante la sua esperienza. Il disturbo alimentare naturalmente e il peggioramento della sintomatologia colpisce le persone più vulnerabili.
Quindi l'MDR lavora proprio su questa vulnerabilità di base, che è frutto dell'apprendimento disfunzionale che l'individuo all'interno delle proprie esperienze, relazioni di attaccamento, traumi con la T maiuscolo che può aver vissuto, lo hanno condotto a gestire in modo così difficile il fattore precipitante attuale. Trovare il nucleo di vulnerabilità significa in realtà prima di tutto avere un facile accesso ai propri ricordi, alla propria storia di vita e soprattutto mettersi in gioco rispetto al riconoscimento di quelli che possono essere stati un po' gli aspetti difficili nella propria storia di vita e non sempre è facile rintracciarlo. In questo senso, tra l'altro, io sono d'accordissimo rispetto al non parlare mai, perché non si tratta di questo, a non parlare mai di colpe, quando parliamo di colpe, tra virgolette, dei genitori. E noi diciamo che non si tratta mai di una colpa, perché davvero molto spesso noi vediamo i genitori hanno cercato e cercano di fare davvero il meglio. Ma parliamo di cose che purtroppo a volte anche contro la volontà prima di tutto dei genitori accadono, di cose difficili, di eventi di vita che a volte accadono e non ci si può far nulla. Ma il punto è non la colpa, ma capire che cosa è successo e quello che è l'impatto di quello che è accaduto sulla propria storia di vita. E io lo dico subito e sempre, perché le ragazzine, a volte anche i genitori, arrivano dicendo forse è colpa mia, forse è colpa della mamma, forse è colpa del papà, forse è colpa di alcune cose che mi sono accadute, ma il punto non è tanto la colpa, perché davvero anch'io, trovandomi a lavorare con tantissimi genitori, ho sempre visto dei genitori mettersi davvero in gioco, in discussione e cercare di fare di tutto per queste ragazzine. Purtroppo il punto è che alcune cose succedono, anche quando il genitore non lo vuole, purtroppo, se alcuni eventi di vita sono stati veramente tosti, veramente importanti, e il genitore magari non ha ancora avuto la possibilità di poter lavorare su questi eventi, pur non volendolo rischia proprio il passaggio di questi eventi. E anche la genetica ci dimostra proprio questo, che c'è una trasmissione anche a livello di DNA dell'impatto degli eventi traumatici. A volte il trauma relazionale con la T minuscola ha un impatto ancora maggiore e ci si legittima molto meno. Anche le ragazzine lo legittimano molto meno, diranno vabbè, ma non è possibile che per questi aspetti che mi sono accaduti io debba star male o io debba aver sviluppato questo tipo di disturbo. Per cui paradossalmente è più difficile legittimarsi il trauma con la T minuscola rispetto alla presenza invece di un trauma con la T maiuscola. Per cui il ruolo dello psicoterapeuta in generale nell'equipe è un ruolo importante tanto quanto quello dello psichiatra e del nutrizionista e dell'internista. Nello specifico l'MDR è proprio una strategia terapeutica che si sta sviluppando proprio negli ultimi anni e la parte, diciamo, importante del nostro ruolo adesso è cercare di diffondere questa modalità di vedere il disturbo, che non è solo dal punto di vista comportamentale, quindi anche Ambra diceva oggi, non è solo un fatto del corpo, di quello che succede al corpo col cibo, ma è quello che succede dentro, la sofferenza sottostante, il dolore sottostante, e quindi anche il nucleo della vulnerabilità di cui parlava Maria va ricercato. Quindi in generale le linee guida della psicoterapia, questo è un argomento specifico, le linee guida internazionali concordano sul trattamento che deve essere multidisciplinare, proprio anche come la legge regionale richiede, che ci sia un'equipe specialistica. All'interno dell'equipe per ora lo psicoterapeuta può avere orientamenti diversi, proprio perché dal termini proprio internazionali non ci sono delle linee guida che ci dicano che ci sono psicoterapie che sono nettamente migliori di altre nel trattamento. Quindi in realtà quello che stiamo cercando di fare ora come psicoterapeuti MDR è dimostrare dal punto di vista scientifico, anche attraverso proprio delle ricerche, tanto del nostro lavoro sta nel cercare di dimostrare dal punto di vista scientifico che è molto importante andare a lavorare proprio sulle vulnerabilità sottostanti il disturbo e non solo il sintomo. Quindi il ruolo dello psicoterapeuta MDR speriamo che diventi sempre più importante nel tempo, proprio perché
riusciamo a dimostrare efficacia proprio in termini scientifici. Lo studio che abbiamo deciso di fare lo facciamo per valutare l'efficacia, ma anche per valutarla in termini proprio strumentali. Quindi abbiamo inserito anche l'utilizzo dell'elettroencefalogramma, perché noi sappiamo che l'MDR lavora proprio a livello delle strutture profonde del nostro cervello. Quindi l'importanza è non solo andare a vedere che sia efficace, ma anche come è efficace, quindi come le ragazze davvero cambiano il loro funzionamento, perché poi l'efficacia rimanga nel tempo. Devo dire che ci sono stati tantissimi stimoli e l'associazione MDR ha contribuito a fare anche molta cultura da questo punto di vista. Noi siamo un'associazione di 8.000, più di 8.000 terapeuti che lavorano in ambito pubblico, in ambito privato, in varie associazioni e sono 20 anni che abbiamo creato moltissima consapevolezza sul ruolo del trauma nella salute mentale e quindi abbiamo iniziato 20 anni fa a parlare di questo. Nel corso di questi anni sempre più pubblicazioni e addirittura il DSM-5, che è il manuale diagnostico per gli disturbi mentali, dicono che il trauma è il trauma, così come ne abbiamo parlato anche prima con la T minuscola, quindi traumi interpersonali che hanno a che fare con conflitti o con situazioni, con eventi di vita anche particolarmente pesanti che ci possono essere nella storia del paziente, hanno un ruolo importantissimo anche nei disturbi alimentari. Quindi è stato sorprendente che nel 2013 il DSM-5 ha cominciato a inserire tutto quello di cui si è parlato adesso come fattori di rischio predisponenti e precipitanti dei disturbi alimentari. Quindi l'MDR, essendo un trattamento specifico per il trauma, sta dando un grandissimo contributo al trattamento dei disturbi alimentari. E uno degli ultimi articoli che è uscito scritto da ricercatori inglesi, dicono che l'MDR è uno dei trattamenti più cost effective, che vuol dire che è ovviamente fa risparmiare moltissimo tempo e moltissimi soldi ai servizi, ai terapeuti e così via. Quindi sicuramente utilizzando l'MDR andiamo a favorire i processi di cura e ovviamente anche ad accorciare i tempi e tutte le risorse. Uno dei grandi articoli sull'MDR nel 2019 ha focalizzato che l'MDR è riuscito a cambiare uno dei geni che era legato proprio a questo aspetto epigenetico. Quindi l'MDR è un trattamento che va a lavorare su tutto il cervello, su tutti gli aspetti, non solo quello soltanto emotivo, cognitivo o corporeo, ma anche a livello neurobiologico e neurofisiologico. Quindi va a cambiare anche a livello molto profondo e a stimolare un meccanismo di autoriparazione, di autoguarigione.